Cari amici, cari ascoltatori, come sempre vi giunga mio buongiorno e come sempre tante e ricche benedizioni da parte del nostro buon Padre Celeste. Questa mattina avrò modo di leggere e di commentare con voi un versetto che si trova in Atti al capitolo 16, il versetto 31. Atti degli Apostoli è un libro del Nuovo Testamento che si trova subito dopo i quattro Evangeli. Il versetto dice esattamente così, leggiamolo insieme. Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Chiaramente, letto così, ha una valenza relativa. Quindi è giusto ed è necessario fare un po' un riassunto del come si arriva a questo versetto e soprattutto che cosa significa. Allora, innanzitutto stiamo parlando di Paolo e di Sila. Paolo e Sila si trovano a Filippi, stanno evangelizzando e collaboravano insieme quindi in questa opera di evangelizzazione. E si trovano, mentre andavano al luogo di preghiera dove c'erano i fratelli che abitavano in questa città, si trovano praticamente in una condizione piuttosto particolare perché incontrano una serva che era, dice il versetto 16 dello stesso capitolo, posseduta da uno spirito di divinazione. Cioè faceva l'indovina, quindi questo spirito procurava denaro al proprietario di questa serva perché praticamente indovinava il futuro e quindi faceva guadagnare dei soldi a questo. I versetti che seguono dicono che costei seguiva, però si mise a seguire Paolo e Sila e gridava: Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. E così, visto che per molti giorni faceva questo, Paolo, infastidito, disse allo spirito che era dentro questa serva: Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei. Chiaramente i padroni di questa serva, vedendo che la loro speranza di guadagno erano svanita, prendono Paolo e Sila e li trascinano nella piazza della città davanti alle autorità. E i pretori dicono che effettivamente queste due persone, Paolo e Sila, avevano procurato un danno e vengono messi in prigione. Sono quindi nella prigione di Filippi. Cosa succede? Succede che il loro spirito evangelistico fa in modo che queste due persone, nonostante siano in prigione, pregavano e cantavano. E verso la mezzanotte, si vede che questi canti erano così meravigliosi ed erano così, facevano anche bene anche agli altri carcerati che stavano insieme, che dice che verso la mezzanotte ci fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e tutte le celle, praticamente le porte delle celle si aprirono e tutte le catene si spezzarono delle persone che erano incatenate all'interno di queste prigioni. Il carceriere, accortosi, svegliandosi di soprassalto dal terremoto e accortosi di quello che stava succedendo, si sguainava la spada e stava per uccidersi. Ma Paolo gridò ad alta voce: Non farti del male perché siamo tutti qui. E il carceriere rimane naturalmente stupito di quello che è successo, non ci crede, inebetito da quello che è successo intorno a lui e anche quello che sta succedendo, che non ci può credere. Prende un lume, balza dentro alla prigione e vede che Paolo e Sila sono insieme con gli altri prigionieri. E quindi, tutto tremante, li conduce fuori dalla prigione. E in quel momento, ecco, attenzione bene, arriviamo al versetto: guarda Paolo e Sila e dice: Signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi, tornando al versetto 31, risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Dopodiché, continua al versetto 32, poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Dopo questo fatto, il carceriere di Filippi e tutta la sua famiglia vengono battezzati e quindi diventano anche loro figli di Dio. Potrebbe sembrare a una prima lettura, diciamo, di questo fatto e del versetto che abbiamo letto, che sia una cosa molto facile credere e quindi di conseguenza essere battezzati e quant'altro. Però bisogna anche considerare il fatto che effettivamente è un evento straordinario quello al quale questa persona, questo carceriere assiste. E anche se è vero che tutto questo nella sua psiche avrà avuto un effetto notevole, sicuramente era un personaggio che stava già ricercando qualcosa. Perché il semplice fatto che dopo questo miracolo che lui riconosce come tale lo porta a riconoscere in Paolo e Sila due uomini di Dio e decide insieme alla sua famiglia non solo di ascoltare quello che dicono ma di battezzarsi, vuol dire che dentro di loro avevano già questa visione, questo bisogno di credere nell'esistenza di questo essere superiore di cui Paolo e Silla parlavano con tutti, di avere fiducia in qualcosa, in qualcuno, di dare credito a qualcosa o qualcuno. E una persona crede in qualcuno quando la conosce direttamente e bene,
E allora solo allora può dire che ha fiducia in questa persona. Se poi consideriamo che nel linguaggio biblico conoscere significa avere una relazione intima, allora comprendiamo che importanza possa rivestire credere in lui, cioè in Dio. E quindi si parte dal presupposto che Paolo e Sila sicuramente hanno avuto anche una certa modalità nel dire certe cose e soprattutto nel farle credere a questo carceriere, che sicuramente quest'uomo era già sensibile e aveva bisogno di credere. E questa è una cosa fondamentale della quale volevo parlare oggi e concludere insieme a voi la discussione di questo versetto. Cosa significa quindi credere nel Signore Gesù? Semplicemente conoscerlo, accettarlo, ponendo la propria vita in Lui? Certo, tutto questo è vero, è necessario, perché si viene salvati tramite il sacrificio di Cristo. Però la via della salvezza e della conoscenza deve essere costellata da una ferma e precisa volontà di conoscerlo e di abbandonare un certo tipo di vita che si aveva fino a quel momento. Allora e solo allora, questa credenza e questa fiducia in Lui, cioè nel nostro Salvatore, crescerà al punto tale che non avremo più dubbi su quello che faremo e diremo da quel momento in avanti, perché potremo dire di averlo conosciuto effettivamente di persona. Ricordiamo che per mantenere questa credenza in Dio, per poterla mantenere questa credenza in Dio, è necessario vivere con profondo amore anche la sua parola giorno dopo giorno. Cioè bisogna leggere la sua parola, abbeverarsi sempre la vera fonte di vita eterna, perché la Bibbia è fonte di verità. E bisogna in questo modo, conoscendo la verità attraverso la Bibbia, essere costantemente sintonizzati su Gesù, con la preghiera, in ogni tempo e quindi sperimentando insieme la sua presenza, la sua potenza, il suo amore, vivere i suoi comandamenti, accettare la guida dello Spirito Santo, che anche questo è veramente fondamentale, e capire che solo lui è puro, santo e perfetto, è fedele, è amoroso e così come attraverso Paolo e Sila convertì questo uomo, può fare la stessa cosa con noi e lascia a noi il compito meraviglioso ed essenziale di portare altre persone con questa fiducia e soprattutto con questa certezza che dobbiamo avere prima noi e che le altre persone devono sentire, di portare altre persone ai piedi della croce di Gesù. Io mi auguro che il Signore abbia un piano meraviglioso per ognuno di voi e che voi possiate sentirlo e che possiate quindi trasformare prima le vostre vite e dopo anche le persone che vi ascolteranno e che finalmente inizieranno questo bellissimo viaggio insieme a voi verso la conoscenza perfetta del Signore Gesù e del suo sacrificio espiatorio per ognuno di noi. Un abbraccio e ancora buona giornata a tutti.